L'undicesimo miglio. Si tratta di un gioco estremamente pericoloso. Il rischio è alto e il prezzo pure. Ma se desiderate vedere un vostro grande desiderio realizzato e ve la sentite, o siete quantomeno sicuri di essere in grado di vincere, questo farà a caso vostro. Bisogna innanzitutto disporre necessariamente di un'auto e nessun altro mezzo è utilizzabile, pena la rottura delle regole e la sconfitta automatica. Dopodiché cominciate a guidare di notte, scegliendo un orario in cui ci sono pochissime altre automobili in giro, o meglio ancora, nessuno. A quel punto si deve trovare una strada che passi in mezzo al bosco e non fuori o attorno, altrimenti non funzionerà. Una volta trovata, percorretela e guidate fino a che non trovate la strada delle 11 miglia. Non preoccupatevi, la riconoscerete quando la vedrete. Qui è dove comincia davvero il gioco. Ora che avete trovato la strada, potete imboccarla subito o fermarvi un attimo, nel caso cambiaste idea e voleste tornare indietro. Tenete a mente che questa sarà l'unica volta in cui potrete smettere di guidare durante il rituale e in cui potete girarvi. In caso decidiate di proseguire, queste sono le cose che dovrete tenere a mente per sopravvivere e quindi vincere. Non fermatevi mai, nemmeno se vedete o sentite qualcosa all'interno del veicolo o all'esterno. Non ascoltate la musica, né accendete la radio. Non aprite sportelli e finestrini. Non usate il cellulare né altri strumenti elettronici. Non staccate gli occhi dalla strada di fronte a voi. Non guardate nel sedile posteriore né fuori dal veicolo. Non potrete neppure guardare gli specchietti retrovisori. Infine, non andate a più di 30 km orari. Adesso che abbiamo finito con gli avvertimenti, possiamo passare a cosa vi attende. Primo miglio. Non accadrà nulla di particolare, tranne forse per uno strano calo di temperatura. Potete accendere i riscaldamenti se si fa troppo gelido, purché continuiate a guidare. Secondo miglio. Come prima, ancora nulla. Continuate a guidare. Terzo miglio. Inizierete a vedere del movimento attorno a voi, fuori oppure anche all'interno dell'auto. Ma non staccate gli occhi dalla strada. Se guarderete sempre la strada, nulla potrà farvi del male. Ma se romperete questa regola, beh, non credo che vogliate scoprirlo. Continuate a guidare e non fermatevi per nessuna ragione al mondo. Quarto miglio. Potreste sentire delle voci da qui in poi. Ignoratele e continuate a guidare. Quinto miglio. Se la foresta comincia a sembrare sempre meno fitta, vedete un lago o la luna farsi particolarmente luminosa, continuate comunque a guidare e non fermatevi. Non importa quanto strano o bello possa sembrarvi. Sesto miglio. Le file degli alberi ricominceranno e le stelle svaniranno dal cielo, il che significa che siete di nuovo nella foresta. Ignorate il lampeggiare improvviso dei vostri fari. Non preoccupatevi, non smetteranno di funzionare. Ma non fermatevi né scendete dall'auto. A questo punto la vostra radio potrebbe accendersi da sola, ma non provate a cambiare stazione radio, o tantomeno a spegnerla. Non importa cosa sentirete o cosa vi dica. Settimo miglio. Continuate a guidare, anche se udite delle voci venire dal sedile posteriore. Ottavo miglio. Non smettete mai di guidare. Non importa quale sia la ragione, non ci sono eccezioni. Anche se i vostri fari lampeggianti vi impediscono di vedere perfettamente di fronte a voi, rallentate, ma non fermatevi. Nono miglio. La vostra macchina potrebbe fermarsi improvvisamente. Chiudete immediatamente gli occhi qualora accadesse e non riapriteli fino a quando non la sentirete ripartire. A quel punto tornate subito a guidare. Decimo miglio. Assolutamente, non guardate da altre parti se non la strada dinanzi a voi. Non usate neppure gli specchietti retrovisori, neanche per guardare il sedile posteriore. Continuate a guidare. Undicesimo miglio. Qui le cose si complicano. Il vostro veicolo si fermerà di nuovo, stavolta di fronte a una luce rossa che non dovete assolutamente guardare. Chiudete gli occhi all'istante. Qualsiasi voce udirete chiamarvi,
Qualsiasi cosa sentirete toccarvi ed afferrarvi, qualsiasi cosa accada, non dovete aprire gli occhi fino a quando la macchina non riparte. A quel punto, e solo a quel punto, potete riaprirli e riprendere a guidare immediatamente. Dopo un po' finirà la strada, e quello sarà il punto in cui potrete esprimere il vostro desiderio. Immaginate intensamente che ciò che volete sia vostro. Se si tratta di qualcosa di piccolo, controllate le tasche, mentre se si tratta di qualcosa di più grande, controllate una volta tornati a casa nel sedile posteriore o nel bagagliaio. Se avete desiderato un qualcosa di non materiale, attendete, giungerà presto a voi. Per tornare a casa, basterà ripercorrere la strada e, dato che non viene specificato nel testo originale del rituale, viaggiare seguendo le regole sopracitate. Non è assolutamente consigliabile giocare nuovamente. Se vincerete, otterrete ciò che volete, ma siete sicuri che ciò che desiderate valga il rischio?